Allora, salve a tutti, oggi recensirò una Roma marca Walter, oggi c'è da ridere, eh? Una Roma marca Aisu, cioè marca, aspetta, Zap Juice della linea Aisu che si intitola Cacatus. Cacatus, va bene? Questo aroma viene venduto come uno scomposti, 50 ml più 10 ml di basetta e tutte queste cose. Cactus. Cactus. Questo aroma mi è stato regalato assieme a un altro che recensirò in un altro video. L'altro mi è andato pure peggio perché uciuciolo. Vedete? Uciuciolo, qua c'è scritto in inglese, ma in italiano si traduce uciuciolo. Bene. E questo aroma mi è stato regalato da questo galantuomo di Alessio Caputo. Colui il quale mi ha regalato, penso che ormai lo conosciate, qualora non lo conosceste ancora, il fantastico Giovanno. Questo è Giovanno, il mio cactus, va bene? Il mio cactus portachiave, va bene? Giovanno è un bravo ragazzo, non come molti cactus che sono cattive persone. Questo è Giovanno. Tramite l'estrazione, va bene, delle ghiandole sudoripare di Giovanno si ottiene questo e-liquid, va bene, questo aroma, cactus di Sugune, com'è? Aisu, Sugu, vabbè, questo qua va, boccetta simpatica con tutti, va bene, le pale dei fecodindia, va bene, tutte queste cose. Questo aroma me lo sto sbobando, va bene, di polmone, perché questo è un aroma ghiacciato. Sa di cactus ghiacciato. E me lo sto sbobando su questo qua, che è uno Stuttgart Bogatti, il mio odorizzatore da flevo preferito, va bene. Lo sto sbobando in single coil, guarda qua. Guarda qua. Si vede qua? Riuscirà mai a mettere a fuoco sto cesso di telefono? Non sia mai. Se lo metto qua, lo metto qua, lo metto qua. Niente, non sarà mai a fuoco. Comunque, ragazzi, è una coil complessa. Aspetta che mo riabbutta. È una coil complessa di Waveform Coil Limited Edition. Questa è la Tech Strunzkopf qua, aspetta un minuto che ci rimetto il cap qua. Questo cazzo dove affanculo. Aspetta. Devo far combaciare il coso dell'aria con giustamente questa cosa qua. Vabbè. E qua c'è una cosa seria, cara mia. Stavo dicendo dove si è assestata questa coil. Ora penso che ci siamo. Dicevo, questa Waveform Coil sono in realtà due coil nella scatolina qua. Sono due coil complesse fatte da fili tipo troppo intrecciati. Tre fili da 34 più uno. Che non so, qua c'è scritto tutta una cosa, che cazzo ne so io, tutte queste cose qua, più uno, sembra il codice di un volo, questo è la prenotazione del vostro prossimo volo. Come vedete qua tutte le specchiamente, qua Waveform Coil, vedete il canale Facebook, va bene, e qua Tech Vape, il canale degli amici Tech Vape, il canale YouTube di questi ragazzi, che sono lievemente toscani. Bene, sto utilizzando questa coil perché già la coil è
MTL mi era piaciuta parecchio. Ho detto proviamo questa quella qua. Quindi alla fine è risultata una 0,28. La sto spingendo a 44 watt. Non fatelo a casa quello che sto facendo io. Non la spingete a questi wattaggi se non siete abituati ai liquidi ghiacciati. Perché questo è un liquido veramente ghiacciato, ma parecchio. Io svapo molti liquidi ghiacciati. In pratica si può dire che di polmone, flavor, polmone, solo ghiacciati svapo, ghiacciati con frutta, insomma, queste cose qua. Perché è l'unica cosa che mi piace svapare di polmone, e per me ha un senso svapare di polmone. Le creme, le cremine, a parte che non me le svapo tendenzialmente neanche di guancia di polmone, mi interessano ancora meno. Allora, questo aroma non sa di fico d'India. Va bene, come dice cactus, può essere che sappia di fico d'India. No, è un aroma strano. Tanto l'ice si sente da morire. Io mi arrecrio con questo ice, non lo so perché. Pulisce la bocca, va bene, quindi ogni tanto un colpo di ice, cara mia. Avete presente il gusto? Come vi posso dire? Il gusto dell'aloe, però il gusto zuccherato dell'aloe, no? Le bevande a base di aloe, ovviamente non sono amare, le bevande commerciali, diciamo così. Ecco. Il succo d'aloe è amarissimo in sé per sé, no? Ecco, questo cactus di Aesukete qua, come si chiama? Mi ricorda molto quel sapore. E la cosa strana è che invece l'aroma proprio, quindi tutto un complesso di cose olfattive e gustative, ricorda veramente l'odore. Beh, io qua in Sicilia, a voglia, non so, magari gli sfortunati che stanno al nord, se hanno avuto mai l'occasione di spaccare magari una pala di fico d'India, va bene? C'è tutto quello che c'è dentro la pala, va bene? E di sentire l'odore della pala di fico d'India spaccata. Questo è. Ed è un aroma, non è che uno dice un sapore, magari l'hai assaggiato, no, non l'ho assaggiato, però è un aroma, non so descriverti meglio. Dirò di più, me ne strafotto di descrivertela meglio sta cosa. A me piacciono le cose di qualità, io trovo che questo aroma, come l'altro che mi è capitato di assaggiare, di Zap Juice, questo era invece un aroma allo zenzero, buonissimo. Trovo che questi aromi siano di qualità, me li svapo veramente molto volentieri, e qualora abbiate i miei stessi gusti, quindi o tabacchi seri, anche aromatizzati ma seri, o pro liquidi ghiacciati, ecco, ve lo consiglio perché ha un sapore, capisci? Cioè non è troppo caricato di zucchero, attenzione, è particolarmente caricato di ice, quindi state attenti se non siete abituati al freddo, no? Dei liquidi che contengono colada, cioè, per capace che si giglia tutto qua, va bene, tutto, diciamo, la zona del battesimo qua.
E quindi questo, occhio, però questo d'estate, questi liquidi d'estate sono un must per me, ma anche d'inverno, ma figurati, in Sicilia che c'è inverno in Sicilia? Non c'è l'inverno in Sicilia, Walter, non c'è, non c'è, sì lo so, nominalmente c'è l'inverno in Sicilia, ma non c'è, non c'è Walter, non c'è, non c'è.